Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolato, uno studio che Watch 2 Psicospettri. Oggi si va a sconfiggere il boss Infuso. Sì, Infuso con la Z. Beh, è un boss un po' particolare. Ad ogni modo, vi dico subito che per affrontare questo boss bisognerà fare prima un'altra missione, che poi attiverà la missione per il boss. Dovete procurarvi due oggetti, o meglio, uno yokai e un oggetto. Il primo è uno yokai, ovvero Farfanima, che lo trovate al Monte Selvoscura negli alberi, è di rango D, quindi non potete sbagliarvi. L'altro oggetto è il fagotto fifone. Io l'ho appena preso, dato che ce l'avevo solo su Spiritossi. Il fagotto fifone si prende scansionando il QR code che state vedendo ora in sovrimpressione e serve a prendere Jibakoma. Ma ci serve per un'altra missione che andremo a fare dopo questa missione, che appunto ci fa accedere a un'altra missione, insomma. È un po' una cosa un po' particolare. Dunque, dalla stazione centrale andiamo all'Accademia Ottime Basi. Ora, senza che vi sto a leggere tutto quanto il testo di questo ragazzo, praticamente, questo qui, vi dirò che praticamente questo qui vuole un autografo delle vicine Armonia. Ora, come si fa per prendere questo autografo della vicina Armonia? È molto semplice. A parte che è una missione che si può fare subito, dato che è di livello 11, quindi anche appena potete accedere a Valdoro Centro potete farlo. Allora, per prendere questo autografo bisogna andare all'Arcadia, sala giochi Arcadia, e usare la macchinetta Gru. La macchina Gru, quella che comunque sia. Chi è che non ci ha mai giocato? Dai. La Claw Machine, la Crane Machine, insomma, chiamatela come vi pare. È quella che praticamente. Come si chiama? La gioco della pesca, non so come si chiama dalle vostre parti. Comunque sì, ora ve lo faccio vedere subito. Allora, la sala giochi si trova qua giù, perfetto, ci arriviamo praticamente subito. È quella macchinetta che ha il braccio meccanico che si abbassa e pesca un gioco, però il 90% delle volte va a finire male. Ora, andiamo a questa qua, la Crane Game. Eccola, è proprio quello, vero? Sì, il gioco dell'artiglio meccanico, ecco l'artiglio meccanico, oh, nella sala giochi Arcadia. Guarda questa scritta, un autografo delle vicine Armonia con ogni premio preso, ce la farai? Penso di poter entrare da questa apertura. Sì, infatti Cibagnan è un fan sfegatato delle vicine Armenia. Che cosa? No, non si imbroglia, non possiamo farlo. Fuori di lì, Cibagnan. Ma è già uscito. Penso di poterne prenderne uno, ma ci ho giocato solo una volta. Bru mi ha dato 2 euro, quindi potrei anche fare un tentativo per provarci. Io una volta ci ho preso un Pikachu che tremava. Un Pikachu vibratore, praticamente. Non è una bella immagine, lo so. Però era tanto carino. E l'ho preso al primo tentativo. Una botta di culo inaspettata. Ad ogni modo, per avere più fortuna dobbiamo prendere lo yokai, appunto, Farfanima. Chiamiamo Farfanima. Non c'è un vero e proprio punto yokai. Basterà semplicemente parlare con la macchinetta e parlare con la macchinetta, meglio, premere A sulla macchinetta e apparirà Farfanima. Ho bisogno di energia, Farfanima. Dammi molta energia. Ve la faccio vedere molto velocemente perché la missione è molto lunga, quella di Infuso, molto lunga. Sento di poter fare tutto, vediamo se riesco a vincere qualcosa a quel gioco. Ci vediamo, ciao Farfanima. Bene, facciamo buon uso dei 2 euro che ci ha dato Bru. Ci sono già i soldi della macchina, che succede? Oh, qualcuno ne ha messi troppi? Già. È solo fortuna, già. Molta fortuna. Sì! A colpo sicuro. Hai preso qualcosa con l'artiglio meccanico. Mamma mia! Ma era un peluche enorme. Preso! Fotografo Armonia. Evviva! Ce l'ho fatta, ora portiamo l'autografo a Bruno, non ha senso aspettare. Mi aspetta un attimo, l'autografo è mio! Shibanyan! Ahia, perché l'hai fatto? Lascia fare a me, sono un maestro! Dici sul serio? In realtà in inglese diceva, sono un maestro del gioco.
praticamente un maestro con l'artiglio meccanico, con i videogiochi, insomma. Un po' così era il discorso. Non so perché in italiano debbano castrare alcuni discorsi. Poi anche tanti giochi di parole vanno persi. Io non lo so perché debbano fare questi cambi assurdi nella versione italiana. Mi dispiace un po' la cosa. A questo punto quasi sarà aggregato un altro ragazzo che ora ci vedrà parlare appunto con Bru. E praticamente una volta che abbiamo dato l'autografo a Bru, quel ragazzo mi dice: "Ah, ma guarda che l'autografo deve avere, comunque sia, deve avere una dedica. Invece questo non ce l'ha." Allora lui dice: "Ah, sì, è vero, va bene." Poi alla fine che fa? Ci danno le foto delle vicine Armionia. In questo modo otteniamo altre due foto delle vicine Armionia. Non so come trovare tutte quante le foto delle vicine Armionia. Questa quest l'ho letta su un post di Facebook praticamente. E quindi insomma, siccome tutto il discorso c'era, ho detto vabbè, facciamo una cosa abbastanza veloce. Me la gioco per conto mio, mi vedo quello che mi serve. E ora me la sto giocando un pochino più velocemente di quanto ho fatto per la prima volta. E vi spiego insomma com'è, perché è davvero lunga la cosa. È anche molto più lunga la missione che dobbiamo fare ora. Ecco, foto Armionia 5. Io mi sembra che ho la 8, lui ci dà la 7 invece. Ok, e questa è l'altra foto. Ne ho così tante mie, ora presto tutte saranno mie. Gibania potrebbe avere un serio problema. E anche qui due. Perfetto. E fan sfegatati è completato. Io vi consiglio di farla subito se ancora dovete giocare a Psicospettri o Spiritossi o Polpanime e poi vi passerete i dati su Psicospettri. Non so però se questa è fattibile solo su Psicospettri, questa missione a dire il vero. Però vabbè, se ci avete disponibile fatela prima che finite il gioco. Ad ogni modo, per affrontare i boss, quello che andrò a fare ora, ci vuole un rango S. E insomma, è un po' una cosa particolare a dire il vero. Allora, voglio vedere un attimo le foto di queste nuove foto. Micette, micetta! Goccia. Io c'ho questa qui che è la 8, sì. Ed è Solana. Solana, Micetta e Goccia. Credo siano 8 membri le vicine Armionia, non so di preciso. Come ho detto, l'anime non lo guardo, quindi non lo so di preciso quante possono essere. Però il numero più alto che ho trovato è 8, quindi penso siano 8. In effetti, un gruppo pop idol è composto da diversi membri. Tranne rari casi. A questo punto dobbiamo andare a casa Adams. Il QR code, se non l'avete ancora scansionato, tornate all'inizio video e scansionatelo perché se no non potete fare nulla. E parliamo appunto con Gibanian. Ora si è attivata la missione di Gibanian per andare a sconfiggere Infuso. È un po' particolare questa missione, ancora non l'ho fatta. A differenza di quella di prima, che comunque l'avevo già fatta, quindi insomma l'ho mandata un pochino avanti veloce. Ad ogni modo, vediamo che cosa dice Gibanian. Nyeh? Ehi, dove l'hai preso quello? Dove ho preso che? Quel fagotto fifone, miau! Ah, oh, no, non me lo ricordo. Ehi, il fifone si riferisce a spiriti simili? Certo, che domande sono? Il fagotto è fatto per gli spiriti legati al luogo in cui sono scomparsi. Probabilmente è solo una superstizione, però. Ci sono delle difficoltà tra gli spiriti legati ai luoghi miei ora? Troppi spiriti e poco troppo spazio. Troppi spiriti stanno scomparendo. Scomparendo? Oggigiorno gli spiriti si spostano di continuo in cerca di una nuova casa. Quel fagotto è molto utile agli spiriti che devono fare le valigie e trasferirsi. Con un fagotto così porterai le mie foto delle vicine Armionia dappertutto. Eh? Che dicevi delle vicine Armionia? Niente! In ogni caso, forse dovresti darmi quel fagotto. Diamo il fagotto a Shibanyan. Livello 63, non male. Veramente? Lo stai davvero dando a me? Gratis? Sì, certo. Comunque non saprei che farmene. E a me non serve di sicuro. Figurati se Whisper se ne va. Nia, giusto. Allora, posso averlo? Ecco a te. Hai consegnato Fagotto Fifone, ottimo. Grazie, sì. Ora posso portare con me la mia roba della vicina Armenia ovunque vado. Shibanyan. Ah, guarda quel piccoletto. È così felice, senza parole, che carino.
ragazzi, ho bisogno di avere una stanza tutta mia. Eh? Sì, gna, sono pronto ad avere il mio spazio privato. Come? Pronto? Per uno stupido fagotto che ti ho appena dato? Pensaci, Cicibagna, non ci sono stanze libere in casa. Sei furbo come la panna montata, tu lo sai? Non deve essere in questa casa, mi trasferisco altrove. Altrove? Esatto, potrei fare il buon uso di questo fagotto. Me ne vado, mia ora. Cicibagna, non aspetta! Oh, se n'è andato. Che accidenti gli ha preso a quella cara palla di pelo? Ha cominciato ad agitarsi appena ha preso il fagotto. Oh, e se quel fagotto fosse incantato da uno yokai o qualcosa di simile? No, è impossibile. È solo un comune caso di instabilità ferina yokai. Beh, tornerà a casa alla fine. È già successo altre volte, dopo tutto. Giusto, lasciamolo solo per un po', tornerà in sé. Quindi ora che faccio nel frattempo? No, gioco come Cicibagnan? Gna 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 gna. Questo fagotto è proprio utile. Avrai più splendido fagotto. Fantastico alloggio da gatto yokai scapoli in città. Gna. Solo, da dove dovrei cominciare? Trovato. Chiederò agli yokai in giro in città se hanno qualche buona idea. Cominciamo a raccogliere qualche informazione. La casa di Cicibagnan. Ok. Wow. Cicibagnan. Quanto è carino Cicibagnan. Oh, ma quanti yokai ci sono in città? Devo parlare con tutti. Un momento, ora mi sta venendo in mente una cosa. E non... Ah no, gli yokai possono attraversare anche senza... Senza che Homblu ci perseguiti. Oh, c'è il Noko. Eh? Va in giro parecchio per uno spirito legato ad un luogo. Cerchi casa, tipo un posto in cui non vive nessuno? Ecco, ci sono un paio di classi vuote qui nella scuola. In effetti, penso siano tutte vuote, le persone non vivono nelle scuole, credo. Una classe non era proprio quello che avevo in mente. Ah, quindi possiamo anche prendere a primo colpo quello che ci serve. Ok, allora proverò ad andare qui giù, dato che è il punto più vicino. Qui chi c'è? Oh, Kanom! Oh, cerchi un posto in cui vivere qui in città. Vuoi il tuo spazio privato dove nessuno ti disturberà? Se conoscessi un posto così ci andrei a vivere subito. Vorrei un posto che si possa definire casa, accidenti. Quando ero umano avevo una casa tutta mia. Non ero ricco, ma ho lavorato soldi e ho comprato la casa dei miei sogni. E adesso vivo come un cane randagio. Cioè, sono un cane randagio, quindi. Questo monologo può andare avanti a lungo, ritirata strategica. Quindi l'unico posto che mi è rimasto è quello laggiù, ok. Eccoci, cacciatore della giungla. Ragazzi, questa missione è davvero lunga. Oppla, abbiamo parlato con Cicibagoma. Cicibagoma. Oh, ma swear. Beh, sono esterrefatto. Questo negozio è una tonnellata di pesci e insetti. Anch'io sono bravo a prendere insetti, ma non ne ho mai presi così tanti. È un negozio di pesci e insetti, perciò deve averne tanti. Oh, ehi, vorrei trasferirmi e avere un posto tutto mio, miau. Sai per caso se c'è qualche casa carina disponibile da queste parti? Casa disponibile? Ci sono così tante case in città che proprio non saprei. Già, mi sa che non ho chiesto lo yokai giusto allora, eh. Oh, ti sbagli! Ora ricordo, c'è un posto che potrebbe essere una bella casa. L'ho visto quando ero in cima alla montagna là vicino a cercare insetti. C'era una questa graziosa piccola casa e, se mi ricordo bene, disabitata. Sul monte Selva Oscura penso di averla vista, è piuttosto malconcia. So qual è quella casa. Ma questa è la miglior dritta che ho. Penso che andrò a dare un'occhiata. D'accordo, compare, ci si vede. Ok. Alla casa vuota sul monte Selva Oscura. C'è una casa sul monte Selva Oscura. Penso sia quella che dice... Ah, ma la missione è attivata? Ah. Beh, in effetti sì, è utile avere la missione attivata. Questa modalità è simile a Busters, ovvero che te ne vai in giro per la città per conto tuo. Yokai Watch Busters, non Blasters. Che forse, penso, faranno uscire il prossimo anno. 2018, aprile 2018. E forse nel 2019 faranno uscire Yokai Watch 3 Sushi e Tempura. Io spero che facciano uscire Sushi e Tempura invece di Busters, perché Busters non è che mi dice granché. Ma
Wow. Qui dentro non c'ero mai stato, a dire il vero. È questa la casa sulla montagna? L'esterno cade a pezzi, ma l'interno è proprio carino, gnè. È tutta riversa, rientro, scommetto che mi troverò a mio agio qui. Mi chiedo se ci abita già qualcuno. Ovvio, l'esterno spaventerebbe chiunque non è coraggioso come me. Questa casa appartiene ai Civanian. I preparativi sono perfetti adesso. Shibanya sta facendo tardi. Sono un po' preoccupato per lui. Pensi che dopo tutto dovremmo andare fuori a cercarlo questa volta? Che? Ancora? Tornerà da un momento all'altro. Già lo vedo. Ho tanta fame, miau! Ho tanta fame, miau! Visto? Proprio come dicevi. Oh, dai, ma non è possibile, guarda. Non ce la sapevo questa. Non pensavo diventasse così. Sono a casa, sono stanco. Hai trovato una casa? Oh, la casa! Ho chiuso con quella storia. Ho capito che questa casa è il posto migliore per me, mia ora. Comunque, ho davvero fame, c'è niente da mangiare? Me lo sentivo che Pancino ti avrebbe ricondotto qui. Barretta di cioccolato? Oh, volevo dire barretta di cioccolato. Una barretta di cioccolato ha un sapore migliore delle case, no? Caspita, è la vera definizione di spirito legato al luogo. Tutto secondo il piano. Wow, ho dormito benissimo nella mia nuova casa. Mi chiedo ancora se penso di aver dormito un po' troppo. Ma è fantastico non avere nessuno intorno che mi disturba. Secondo me non può lasciare la casa, vogliamo vedere? Mi chiedo che combinano Whisper e il mio caro Andrea. Miaura. Scommetto che gli manca un sacco, miau. Ah ah ah, quei ragazzi. Penso che andrò a trovarli. Secondo me non possiamo lasciare la casa. O comunque sia, è solo, diciamo, il procione Tanuki. È uno spirito che, diciamo, con una foglia si trasforma e inganna le persone, un po' come faceva la volpe. Ehi, non è ora di pranzo, ho fame, Andrea. Di nuovo? Hai già mangiato parecchio. Non è vero, vorrei solo del pane ora. Mia ora. Una pagnotta croccante e soffice. Ho del pane al curry fresco. Slurp. Ti è sempre piaciuto il pane così tanto? Sì, voglio dire, gna, certamente. Mi piacciono un sacco di cibi, sono stravagante. Se vuoi sapere, non c'è niente di meglio del pane fresco artigianale. Che pane artigianale! Il nostro piccolo Shibanya è diventato così colto. Quello che so è che ha fatto venire voglia di pane anche a me. Ora che ci penso, ne siamo in ritardo per una visitina a panificio, dico bene? Già, scherzi di pane, arriviamo! Eccellente! Proprio così, un altro pasto gratis. Oh, ma sì, in effetti, è normale che mi segua. Spero solo che non cambi il mio balletto yokai dopo questa storia, perché avevo Darknian come balletto yokai. Posso andare in bici, è vero? Ti do un distacco, Shibanyan, mamma mia. Ah, ma anche lui corre di più. Eccoci qua. Sì, voglio dire, gna gna, che profumo delizioso. Sì, niente, batte il pane fresco del panificio. Il profumo mi fa venire ancora più fame, entriamo! Chiedo dove siano andati. Mi stanno cercando in città come forsennati. Ehi, chi o cosa sei tu, miau? Come? Voglio dire, niè? Shibanyan, smettila di distrarti, entriamo nel panificio. Già, perché stai guardando da quella parte? Che succede qui? Santa panna montata sul mio caffè! Ci sono
due Cibanian? Niente, così, ci sono solo io. Questo tipo è un impostore. E dai, come puoi dirlo? È chiaro che il vero Cibanian sono io. Gna, io sono il vero Cibanian. No, voglio dire, gna, sono io. Oh, per il mio riccioletto, qual è quello vero? Non ne ho idea. Come? Mi prendi per la coda? Siamo completamente diversi, guarda i nostri musetti. Dovresti essere in grado di vedere la differenza. Scegli il vero Cibanian. Beh, dai, è facile. Questo? Yeah! Come fate a sbagliare così? Siete i peggiori, ragazzi! Eh? Problema risolto, l'impostore è scappato. Visto, il vero Cibanian non sarebbe corso via in quel modo. Ciao, Cibanian non avrebbe permesso all'impostore di mettersi tra lui e il cibo. Io, ci è mancato poco. Come hanno potuto non riconoscermi? Quel truffatore non assomiglia per niente al vero me. Ehi, da questa parte, compare! Che ti butta giù così? Potrebbe anche, essendo spirito, trasportarsi direttamente da me senza fare le scale. Lo giuro, non ho mai sentito niente del genere prima d'ora. Sì, mia, è una triste storia. Tutto quel tempo passato con Andrea era tempo perso. Potrò mai chiamarlo ancora amico? Che devo fare? Ho una teoria. Mie? Questo vecchio mondo offre momenti belli e momenti brutti, gioia e dolore. È lo stesso con gli amici, suppongo. A volte ci si scontra, a volte si fraintende l'altro completamente. Ma non potresti avere gioia e dolore se non avessi gli amici. Vuoi dire che facciamo esperienza proprio perché abbiamo degli amici? Sì, e dovremmo essere grati sia di questi che delle esperienze. Quello che intendo è, vai a parlare con loro, confrontatevi, loro capiranno. Kamazan. E se vuoi sarò al tuo fianco per aiutarti. Oh, ho aperto troppo a lungo, eh? Oh, sì, mia. Non avrei mai pensato che Kamazan potesse insegnarmi qualcosa. Ma mi sento molto meglio, mia, ora, grazie. Ragazzi, quel pane era proprio buono, quel negozio è il migliore. Verissimo, mamma compra sempre pane da loro. Solo che stavo pensando... Che c'è che non va? Troppo pane? O troppo poco? È che quel falso Cibanian... Sarà saggio lasciarlo andare in giro? Sono sicuro che è ok. Voi due siete come gocce d'acqua. Se si caccia nei guai potrebbe causare dei problemi a noi, giusto? Hai ragione, potrebbe essere pericoloso. Tuttavia probabilmente faremmo meglio lasciarlo stare, giusto? Giusto! No, sarebbe decisamente pericoloso se combinasse qualche marachella. Guai in vista... Il gatto si nasconde in quella baracca sul monte Selva Scura, in tal caso... Sì, probabilmente hai ragione, credo di averlo visto andare alla spiaggia. Ah, la spiaggia? Quindi dovrebbe essere a Valdoro Centro? Esatto, è andato da quella parte, meglio se... andiamo a cercarlo. Non lo incontreremo di certo alla spiaggia. Eccolo qua. Pensavi non trovarlo qui, invece... Ecco l'impostore! Nia, impostore! Ah, che ci fa qui? Non avremmo dovuto incontrarlo. Ehi, quello è Kamazan. Oh cielo, non avrei in mente di creare problemi a Kamazan. Ehi, frena, nessuno mi ha fatto niente. Già, ve l'ha detto, sono il vero Cibanian, neanche Kamazan lo sa. Date un altro sguardo da vicino, vi accorgerete che sono proprio io. Niente da fare, darò diretto all'istinto. Credete in voi, la prima scelta è giusta. Per me siete ancora identici. Come fai a dirlo? Chiedo scusa, posso parlare? Non credi che quel tuo orologio strambo possa dirti chi è? Giusto! Hai ragione, dovresti riuscire a distinguerli con lo Yo-Kai Watch. L'hai capito solo a mia ora? Ah, non pensavo ci arrivassero. Si mette molto male, molto male. Bene, ci penserà da lente Yo-Kai. Siete pronti? Oh. No, io sono quello vero. Segui il tuo primo istinto, dai. Miau. Ma devo vedere... Cioè... Praticamente... Basta che punto uno dei due, no?
Ah, con Shibanya non me lo fa vedere, ok. Ha un nome assurdo. Infuso. Mamma mia. Eccolo. Ah, sono stato scoperto. Sì, più sorpreso però, dai. Sapevo che quell'orologio bizzarro avrebbe smascherato la vera canaglia. Ti abbiamo scoperto, falso Shibanyan. Riusciamo a vedere il tuo vero aspetto. Visto, diceva la verità. Come potevate non sapere che ero io, miau? Mi spiace. Sono ancora tre idee che erano identici. Maledizione, immagino di non avere altra scelta che scappare. Ehi, che sta succedendo? I miei sopraffini senza di valletto mi dicono che sta andando a nord. A nord? Meglio che non tocchi il mio posticino sul monte Selva Oscura. Dovremmo rintracciarlo prima che assuma le sembianze di qualcun altro. Ehi, aspettate, mi vengo anch'io. Sì, però quanto è lento. No, ok. Ma è pomeriggio? Sì. Non penso che sia andato al monte Selva Oscura, non penso che sia cercando di trasformarsi in qualcun altro ora. Ve l'ho riassunta nel modo migliore possibile. Ok, gli yokai che ho in squadra l'ho cambiati appunto perché non volevo portare lo stesso team con cui ho sconfitto appunto Kabukiho, ma perché proprio perché voglio riportarlo comunque sia nella battaglia finale. Oh gna! Quel fasullo è entrato nella mia casa. Ah, è un disastro qui dentro. Il mio bellissimo sfavillante orologio da gatto yokai scapolo. Di che parli, Shibanyan? Non sembra ci sia nessuno qui. Forse dovremmo cercare altrove. No, deve essere qui. Questo posto è pieno di energia yokai. È un maestro del camuffamento. Deve aver cambiato il suo aspetto. Giusto, diamo un'occhiata intorno con la lente yokai. Allora, ok. Devo vedere quale forma assunto. Infuso. Questo è uno yokai molto subdolo. Beccato! Ah, scoperto di nuovo. È proprio un bello orologio, eh? Ah, finché abbiamo lo yokai voce non puoi nasconderti da noi. Esatto, arrenditi. Non ho proprio scelta. Devo schiacciarvi in battaglia e poi potrò fuggire. Ora che fa questo yokai? Si nasconde ogni tanto negli oggetti che sono sullo sfondo. Si possono notare però da un piccolo particolare. Ora, io penso di... Oh mio Dio, la batteria. L'ho ripresa per le penne la batteria, mamma mia. Che faccio ora? Io provo ad attaccarlo... Cioè, faccio un attacco frontale come sempre. Cosa? Posso puntarlo sulla fronte? No, solo sulla fronte, sulla pancia no. Però, tostarello, Mi ha fatto il suo bel danno, mi ha fatto. Oh no, Homblo è incantato. Oh, super fortuna. Beh, per Luminotti i punti mi servono comunque sia. No. No. Oddio, dov'è? No, ma non posso, ma dai! Ma non potevo farlo! Stavo caricando con Gilgador! Ma sei un pezzente, sei! Oh mio Dio! Ma fai sul serio, fai? Che cos'è attacco grandine? Ok, dov'è? Qui, eccolo, va. Si nota da un piccolo particolare. Ma anche mentre si va a nasconde si nota, eh. Giusto per dirvelo. Ah, così gli facciamo più danni. Bene. Comunque da un piccolo particolare si nota. Non mi interessa, fai quello che ti pare perché tanto è finita. Andato. Bella però sta missione. Lunga ma bella. Beh, i punti esperienza si sono fatti sentire, eh? 35.000.
Ah, battuto, ti arrendi mia ora? Sì, sì, mi arrendo. Forse adesso puoi dirci perché ti sei trasformato in Shibanyan. Già, voglio dire, quale può essere il vantaggio nell'essere Shibanyan? Miei! Io volevo vedere com'era vivere tra amici. Ero invidioso perché lui se ne va in giro tutto il tempo con voi ragazzi. Oh, poverino. Penso di sapere come ti senti. Un sacco di yokai vogliono vivere come gli umani ed essere loro amici. Con gli umani, non come. Ho commesso un errore però, ho agito in modo sbagliato. Vi devo delle scuse. È solo che sono così bravo a trasformarmi, guardate qua. Che cavolo è quello? Calderone yokai. Se uno yokai entra nel calderone, lui o lei diventeranno superpotenti. Superpotenti? E che vuol dire? Ti aspetti che saltiamo dentro? Mia, non so se sono pronta a fidarmi di te così presto. Ho troppa paura, non contare su di me. Nessuno vuole provare? Beh, allora sarò coraggioso e andrò per primo. Fermo la mozzarellina, vado prima io. Beh, se andate tutti vengo anch'io. Vabbè. Wisp e Shiba. Certo, dopo di te. Uah, mi sembra di essere stato raggirato. Mi sa. Oh, coraggio, qualcuno salti dentro. Oh, sono entrati tutti e due nello stesso momento. Mi chiedo che succederà ora. Buci Nyan. Niantastico. Ecco a voi Buci Nyan. Davvero. Ah, siamo tutti mischiati. Bella combinazione, e siamo fortissimi. Quello là mi scuglio io che è sorprendentemente vorticoso. Voglio provare anch'io. No, che esce fuori, mo. Wow, sempre più strano. Come quella volta che ho mescolato l'argilla. Ecco, Shibakoma, permiamo il giravolte. Quindi alla fine serviva a fare Shibakoma. Ok. Shibakoma. Il meglio di gatto e cane, tutto in uno. Un miracolo roteante, un miracolante. Il meglio di gatto e cane. Cioè, Shibakoma è un gatto e cane. Ai ai ai. Ehi, non è giusto, mi ha spinto fuori dal miscuglio. Oddio, un'altra volta. Che succede ora? Bucinan, un'altra volta. Niantastico, Bucinan è tornato. Non è giusto, non è giusto, voglio combinarmi ancora un po'. Che sta succedendo? Oh mio Dio, basta con questa scena. E ancora una volta. Si è stufato a aspettare Ethan. Ora basta, smettetela di mischiarmi! Cos'è stato? Bellissimo! Stupendo, stupendo. E spera sacra, sì, infatti era quella l'oggetto bonus. Fantastico, stupendo, guarda. Ok. Anche questa missione è fatta. Quindi questo potrò sfidarlo ogni tanto, forse una volta al giorno. Boh, non lo so. Ad ogni modo, Kuj, questo episodio si conclude qui. Wow, è stata un'epopea. Però troppo bello il finale con lui che mischia tutti quanti. È davvero carino è stato il finale. Ad ogni modo, Kuj, io vi ricordo che come sempre in descrizione trovate il link per Twitter. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ma non so quando, con il finale di Yo-Kai Watch 2 Psycho Spettri. E sarà davvero il finale.
Quindi prima caricherò Blasters e poi caricherò appunto il finale della lotta con Imagino. Sì, mi sembra si chiami Imagino. Comunque sia, è il boss finale, è il più forte di tutti. Quindi Kuj, io vi ringrazio e ci vediamo domani. Bye bye!